Presidente, allora, mi preme intervenire a nome del Movimento 5 Stelle anche perché il Comitato Promotore, attraverso Riccardo Maggi, ha detto che noi stiamo prendendo una decisione in quest'Aula anche sulla base della pressione che abbiamo dei lavoratori che sono qui sotto l'Aula. Allora, sinceramente io parlo a nome della maggioranza, sono convinto anche di altri consiglieri che seguono, che siedono su questi scranni, ma sicuramente noi non stiamo prendendo questa decisione sulla base di questa pressione e neanche sulla base del fatto che a breve ci saranno le elezioni. Lo stiamo facendo semplicemente perché ci crediamo, perché lo diciamo da 5 anni e da 5 anni approviamo atti in quest'Aula che vanno in un'unica direzione, che è quella su cui stiamo approvando anche l'atto di oggi. Oggettivamente c'è stato un problema con il quorum nell'indizione del referendum. Ci rendiamo conto che questo problema con il quorum è stato... Scusate, io 3 minuti ho 3 minuti, non posso dire 3 minuti, non sto dicendo niente. Un attimo. Lei non mi state permettendo di parlare. Di Palma. Lei non mi sta permettendo di parlare. Di Palma, si rivolga alla Presidenza. Consigliera Baglio. Consigliere, il Partito Democratico non permette di parlare 3 minuti e non un sto attimo attaccando solo, nessuno. Ora parlerà il tempo che non che sto facendo polemiche con nessuno. Esatto, consigliere. Ho solo parlato col Comitato Promotore. Consigliere Di Palma, un attimo solo che... Consigliere Abbaglio. Ho capito, allora non permetti che la maggioranza possa parlare. Non sto attaccando Pronto? Nessuno. Microfono. Consigliere Abbaglio. Consigliere Zannola, ho capito il vostro punto di vista. Non è possibile però che ogni qualvolta un consigliere o un assessore faccia un intervento che non vi piace, voi sottolineate il fatto che presumibilmente senza l'apporto dell'opposizione non ci sarebbe il numero legale in caso di votazione. Lo ho compreso. Allora, il concetto è chiaro. Detto ciò, il consigliere Di Palma può fare la sua dichiarazione di voto? Consigliera Piccolo, consigliere Zannola, consigliera Baglio, consigliere Pelonzi, Celli, Bugarini, Tempesta. Possiamo consentire diversamente? Grazie. Vi chiedo di seguire i lavori in silenzio. Consigliere Di... e non intervenire. Abbiamo compreso il punto di vista, era questo, giusto? Va bene. È una certezza probabile, vedremo, il tabellone lo dirà, adesso possiamo far concludere, grazie. Grazie Presidente, io avrei capito una reazione del genere se avessi fatto degli attacchi a nessuno, invece mi stavo tenendo al merito e a rispondere al Comitato e dunque stavo dicendo che c'era un problema con il quorum e questo problema con il quorum ha fatto sì che i tempi ovviamente ci siano passati, purtroppo è vero, ce lo siamo detto in Commissione Mobilità, questa discussione l'avremmo dovuta fare prima, sicuramente l'avremmo dovuta fare prima, però siamo arrivati a oggi, io credo che la discussione sia stata importante, non c'è nessuna ricapitalizzazione di ATAC, c'è una convergenza su alcuni immobili di ATAC che possono servire per il PUMS, per cui questa convergenza può far bene sia a ATAC che a Roma Capitale. Questo è il motivo per cui la maggioranza andrà a votare sì a questa delibera. Grazie Presidente, grazie anche se è stata una pagina non bella. Grazie a lei, è scritto il consigliere questa. Politico.